grazie, Zino. Ok. Gippo, ci sei? Stiamo registrando? Ok. Ci siamo chiesti molte volte quanto fosse giusto raccontare la vicenda che abbiamo chiamato veleno. È una domanda che continuiamo a farci ancora oggi. Qualche sera fa, mentre stavamo lavorando a questa ultima puntata, ci è arrivata la mail di una donna molto vicina ad uno dei 16 bambini allontanati dalle famiglie tra il 1997 e il 1998. Oggi quel bambino ha 30 anni. L'unica cosa che so per certo, ci ha scritto, è quanto dolore questa inchiesta sta facendo emergere nuovamente negli animi delle vere vittime di questa faccenda, i bambini protagonisti della storia. La donna si domandava quale fosse il nostro scopo e tra le righe ci chiedeva se non ci sentissimo in colpa per aver riaperto una ferita che da anni tutti loro cercano a fatica di ricucire. Vogliamo rispondere direttamente a quei bambini. Cari Marta, Elisa, Nick, Stella, Margherita, Cristina, Roberto, Veronica, Pietro, Federico, Aurora, Alessandro, Sonia, Melania, Marco e caro Dario, vi chiediamo scusa. Ma se abbiamo fatto tutto questo è perché crediamo che poter scegliere di conoscere il lato B di questa storia sia un diritto vostro e delle famiglie dalle quali siete stati allontanati. Ci siamo imposti di rispettare la vostra privacy e la nuova vita che vi siete costruiti. Ma non potevamo ignorare le anomalie e le contraddizioni nascoste dietro le decisioni che hanno segnato questo caso e stravolto la vostra infanzia. Oggi siete adulti, siete liberi di decidere se riaprire questa scatola e guardare le cose con occhi diversi, oppure lasciarla in soffitta e andare avanti. Veleno è per voi. Il 16 gennaio 2016 per Dario era probabilmente un sabato come un altro. Sveglia tardi e una giornata di cazzeggio davanti. Era uscito di casa con la faccia ancora assonnata per portare fuori il cane. Si era infilato una felpa e una giacca a vento. Faceva freddo, piovigginava. Noi lo aspettavamo da qualche ora chiusi in macchina. Quando ci è passato davanti, lo abbiamo riconosciuto subito. Lo abbiamo seguito per alcune centinaia di metri lungo una stradina sterrata. Eravamo emozionati, lo cercavamo da mesi e avevamo un milione di domande da fargli. Dario si era fermato a due passi da un ruscello e aveva slegato il cane. Scusa, siamo un po' affannati. Come stai? Tutto pazzo? Noi ti sembreremo pazzi che incrociamo la gente, per caso così. Sembrava tranquillo, anche se era un po' spiazzato. Dopotutto eravamo due sconosciuti che sapevano il suo nome e conoscevano il suo indirizzo. Siamo veramente le persone più innocue del mondo, non... No, vabbè, molto so poco. No, vabbè, però, ho capito, arrivo... No, però, come potete sapere che sono io? Allora, ti spiego. Gli abbiamo detto dell'inchiesta che stavamo realizzando. Sapevamo tutto sulla sua infanzia, sull'allontanamento, sulle vicende giudiziarie e sulle sue dichiarazioni agli psicologi e ai giudici. Però non avevamo mai sentito direttamente la sua versione dei fatti. E quindi abbiamo deciso, sai che c'è... Incontriamolo, conosciamolo questo ragazzo di cui abbiamo letto solo sulla carta. Ovviamente non potevamo presentarci e puntargli il microfono in faccia, perciò lo abbiamo nascosto in tasca. L'audio che segue quindi in molti punti è disturbato e per ovvi motivi abbiamo voluto modificare la sua voce. Onestamente eravamo convinti che Dario ci mandasse via, un po' come avevano fatto quasi tutti gli altri ragazzi coinvolti. Ma lui ci ha sorpresi. Dario voleva parlare. E senza che noi gli chiedessimo nulla, ci ha subito confessato un dubbio che lo assilla da anni. No, io sinceramente non sono neanche più sicuro di quello che è successo in quel successo, perché tanto... Cioè, vabbè, a me mi hanno allontanato che ero piccolo, capito? Quindi poi
molti psicologi cercano anche di fastidiare quello che voglio loro, capito, per i soldi, cioè, quindi non sono neanche più sicuro di tutto. Veramente? Alcuni ricordi ci sono, ma non so se sono reali o meno, cioè se da un bambino alla fine tiri fuori quello che vuoi. Il bambino zero, che aveva parlato di abusi, rituali satanici e omicidi, e dai cui racconti era partita un'escalation di arresti, condanne, allontanamenti e morti, ora, a distanza di 20 anni, sospetta di essere stato manipolato e mette in dubbio i suoi stessi ricordi e le sue stesse parole. Gli abusi me li ricordo. Ti ricordi? Quelli me li ricordo. Quelli di casa tua, da casa Gandino? Quelli me li ricordo. Poi io, cioè, poi mi ricordo molti sui spezzettoni. Di altre cose. Sì. Il ricordo più che ti ha sempre perseguitato qual è stato? Fu l'abbandono, è uno. Quando comunque mi ha portato in un posto, non sono neanche fermati a dirmi che stava succedendo. Quando mi hanno portato al cinacolo. Al cinacolo, sì. Cari piccolino, eri. Un bambino allontanato e abbandonato senza spiegazioni. È il ricordo indelebile che Dario si porta ancora dentro da quando aveva 3 anni. Tutto il resto è nebbia. Tu te lo ricordi, sei stato in un cimitero? Me lo ricordo, ma cioè le murature tipo in pietra, però adesso cioè non sai neanche se era un cimitero o era una vecchia casa abbandonata, la vita. Cioè io mi ricordo vagamente, cioè, delle cose che, cioè, tutti questi lumini rossi, cioè una vetrata colorata, però avevo 3 anni. Dario è convinto che gli abusi sessuali nella sua famiglia naturale siano avvenuti, mentre dei cimiteri e dei rituali satanici conserva solo dei flash, confusi e sfocati. Per esempio, tu pensi di averli ammazzati davvero dei bambini al cimitero? Boh, io ricordo che fino a 5 anni fa mi martellava. Dario dice: io il ricordo ce l'ho, perché fino a 5 anni fa mi martellava. Quello di aver ammazzato un bambino al cimitero? Dario risponde di sì. Ormai però niente di quello che lui ricorda di quegli anni terrificanti può essere ritenuto del tutto credibile. È stato davvero abusato dai suoi familiari? O è solo il residuo di un incubo, come quello nel quale aveva ucciso un bambino? 1000 domande che non avranno mai risposta. Dario ci ha raccontato il suo mondo. A 27 anni non ha un lavoro fisso e ha trascorso gran parte della sua vita a combattere con i fantasmi che lo perseguitano da quando ne aveva 5. Però tu lo sai che non è mai stato trovato nessun morto, te l'hanno detta sta roba, vero? No. Come no? Cioè io so più o meno che hanno preso la gente, l'hanno messa in carcere, ma che non ha mai trovato niente, nessuno me l'ha mai detto. Nessuno gliel'ha mai detto. Fino al giorno in cui lo abbiamo incontrato, Dario ha creduto ad una storia mai accaduta, come uno di quei soldati giapponesi rimasti da soli su un'isola del Pacifico, a nascondersi da una guerra finita in realtà decenni prima. Anche lui si è nascosto. Per anni si è guardato le spalle col timore di essere pedinato da familiari e persone che volevano ucciderlo per vendetta. I primi a dargli la notizia che era tutto solo nella sua testa siamo stati noi. Non gliene ha parlato nemmeno Valeria Donati, che lo ha seguito fino a pochi anni fa. Dario non ha un bel ricordo di lei. Dopo una lunga terapia durata tutta la sua adolescenza, qualcosa sarebbe andato storto. La psicologa lo avrebbe usato per altri fini, per fare carriera. I rapporti tra la Donati e la sua famiglia affidataria si sono poi bruscamente interrotti e dietro a questa rottura, secondo Dario, ci sarebbe una questione di soldi legata a degli affidi. Ma su questo non ha voluto aggiungere altro. Ci crede che quando i bambini che prendono la mattina e la sera che fanno un commercio sui bambini pagano 300 euro al giorno? È tutto un business di soldi. Beh, quando si parla di potere, denaro e prestigio è tutto detto. Gli avvocati e le famiglie coinvolte hanno sempre sostenuto che dietro gli allontanamenti dei bambini si nascondesse una vera e propria miniera d'oro. Il giro di soldi legato al sistema degli affidi è un tema molto ricorrente in casi di sottrazione di minori e una delle grandi ombre sul processo ai diavoli della Bassa Modenese.
Uno dei tanti protagonisti di questa vicenda, cioè il Tribunale dei Minori di Bologna, che ha emesso i decreti di allontanamento per tutti e 16 i bambini di Massa Finalese e Mirandola, è stato più volte criticato nel corso degli anni per i metodi utilizzati e per il forte conflitto di interessi dietro a questa pratica. È il motivo per cui Francesco Morcavallo, un giovane giudice che lavorava proprio in quel tribunale, ha deciso di abbandonare la toga nel 2013, dopo 4 anni di servizio. La sua non è stata una scelta facile. Le motivazioni prevalenti riguardano la, diciamo, facilità con cui venivano troppo spesso allontanati bambini o ragazzi dalle loro famiglie. Alla base di questi allontanamenti, secondo Morcavallo, ci sarebbe un problema di fondo. Il pregiudizio nei confronti delle famiglie che vivono delle difficoltà o economiche o di relazioni sociali o di diversità culturale. A volte sembra che basti davvero poco per portare via un bambino. Un disegno, una frase riferita o anche solo un livido interpretato come un segno di maltrattamento. E a quel punto la famiglia si ritrova incastrata tra gli ingranaggi di un congegno burocratico e giuridico infernale. Perché anche quando a distanza di anni dovesse poi dimostrare la propria innocenza, quel bambino viene mantenuto lontano dai propri familiari non più perché si ipotizzi che abbia subito violenza o abuso, ma perché ormai non li conosce più, diciamo così, oppure non è più abituato a stare con loro, o addirittura a volte, motivazione quanto mai singolare, si trova bene nella famiglia a cui è stato affidato. Oppure brutalmente perché quel bambino ha un valore economico. E qui entriamo nella zona grigia del sistema. A decidere le sorti di un bambino nelle aule di un tribunale dei minori è un collegio di 4 persone, 2 magistrati e 2 giudici onorari, ovvero professionisti del settore privato con competenze specifiche, come psicologi, medici o educatori di case famiglia. Alcuni di questi giudici onorari risultano contemporaneamente fare i giudici nei tribunali per i minorenni e contemporaneamente sono o gestori di case famiglia o strutture comunitarie per minorenni o lavorano in queste strutture in un patologico e macroscopico conflitto di interessi. A volte i fondi che comuni e regioni assegnano a strutture private e case famiglia raggiungono cifre astronomiche. 400 euro al giorno. 400 euro al giorno per ogni bambino? Per ogni bambino. Ovviamente, e torniamo a ripeterlo, quello degli abusi e dei maltrattamenti è un problema importante e il lavoro fatto da centri, educatori e assistenti sociali è fondamentale e assolutamente necessario in una società civile. Così come però sembrano necessarie alcune riforme che salvaguardino gli stessi bambini e le loro famiglie da potenziali speculazioni. Ne parliamo con uno dei maggiori esperti in Italia di psicologia giuridica, Giovanni Battista Camerini. Psichiatra, esperto in psichiatria forense dell'età evolutiva. Camerini sostiene che all'origine del cosiddetto business degli affidi ci sia una legge approvata proprio nel periodo in cui è nato il caso della Bassa Modenese, la 285 del 1997. Che ha fatto arrivare finanziamenti importanti ai centri che si occupassero di abuso. Sono fioriti centri, spesso gestiti da persone non competenti, per cui in certe situazioni è venuto il legittimo dubbio che ci fossero più persone che si occupavano di bambini maltrattati che bambini maltrattati. E questi centri sono diventati, in molti casi, ovviamente non in tutti i casi, per carità, delle specie di abusifici, nel senso che venivano incoraggiate le segnalazioni sulla base di indizi assolutamente inconsistenti. Indizi che a volte hanno quasi del grottesco. Io mi ricordo un caso, devo dire purtroppo molto recente, in cui un sedicente esperto ha accreditato una denuncia di abuso dicendo che il bambino, parlando di un gelato alla menta, aveva chiaramente voluto simbolizzare l'organo genitale maschile, perché è noto che i bambini non piacciono i gelati alla menta. Ovviamente non posso fare nomi, un notissimo esperto.
Ora, c'è un dettaglio molto interessante che riguarda proprio le esperte che hanno interrogato i bambini della Bassa Modenese. Le dottoresse Roccia e Farci, consulenti del tribunale che abbiamo sentito interrogare i bambini nella puntata precedente, lavoravano a Torino, mentre Valeria Donati e le sue colleghe dei servizi sociali esercitavano a Mirandola e in Emilia-Romagna. Ma pur operando in regioni diverse, avevano dato la stessa interpretazione ai racconti dei bambini. All'epoca dei fatti, tutte loro facevano parte o avevano seguito i corsi di formazione del Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento Infanzia, meglio conosciuto come CISMAI. Si tratta di un'associazione estesa su tutto il territorio nazionale che ha come obiettivo la prevenzione e il trattamento della violenza contro i minori. Le linee guida del CISMAI indicano un metodo preciso da utilizzare quando si ascolta un minore. Ce lo spiega Gloria Soavi, presidente dell'associazione. L'approccio è al bambino in quanto presunta vittima con uno stato psicologico e una situazione di trauma, nella consapevolezza che una neutralità assoluta in un rapporto nei confronti di un bambino non ci può essere. E proprio su questo il CISMAI è stato ed è tuttora duramente criticato da una parte della comunità scientifica. Ecco cosa ne pensano la professoressa Giuliana Mazzoni e la psicologa Chiara Brillanti. Il CISMAI sicuramente ha una posizione preconcetta in un qualche modo, che i bambini non mentono mai e esistono degli indicatori, per esempio, di abuso sessuale, e questo è assolutamente smentito dalla letteratura scientifica. Quando CISMAI ha incominciato a portare la sua scienza e i suoi metodi in tutta Italia praticamente, perché venivano chiamati come periti anche se erano giovanissimi, cioè la non preparazione, la non obiettività, la ricerca dell'abusatore piuttosto che la salvaguardia della vittima, dell'eventuale vittima, ci sono stati scontri su questo punto di vista. Nei colloqui con i bambini era stato effettivamente utilizzato proprio quel metodo così controverso. Sì, ma mi hai detto gli fanno delle cose brutte, le cose brutte possono essere non dargli da mangiare, dargli due schiaffi, che ne so, non cambiargli il pannolino, oppure portarlo al cimitero, ci sono tante cose brutte. Portarlo al cimitero. Abbiamo letto la trascrizione di questo dialogo alla presidente Gloria Soavi, che, specifichiamo, all'epoca non ricopriva questa carica e non ha mai lavorato a questo caso, anche se conosce molto bene le psicologhe coinvolte. Le abbiamo chiesto se a suo parere fosse corretto fare al bambino una domanda come quella, definita dagli altri esperti che abbiamo interpellato altamente suggestiva. Lei la legge come inducente, questa frase? Non so, mi dica lei. Non capisco dove vuole arrivare con questo, cioè dicendo che sono stati indotti, non ci potrebbero essere stati invece dei problemi altri per cui questi bambini dicevano questo tipo di cose. E che problemi possono essere? Cosa voglio dire? No. Ah, dei problemi personali, di lettura della realtà. Forse c'era anche un'esperienza che adesso è molto più sofisticata dell'epoca, c'è molta più formazione adesso, se le posso dire. Con questo non è che il CISMAI, né allora né adesso, è assolutamente per trovare gli abusi dove non ci sono. Però voglio dire, da psicologa non se le farebbe delle domande di fronte a una storia del genere? Cioè, perché dei bambini devono parlare di cimiteri, di sacrifici umani che non sono mai avvenuti? Sì, me le posso fare le domande, cosa posso dire? Che hanno fatto degli errori? Non le sembrano errori gravi? Sono errori gravi, sì, se vuole che dica questo, però io a questo punto posso dirle una cosa. Lei ha registrato tutto? Sì. Ecco, le chiedo di non utilizzarla, perché lei mi mette molto in difficoltà con delle persone che io conosco personalmente. Non è nostra intenzione mettere in cattiva luce la dottoressa Soavi e i suoi colleghi del CISMAI, che si occupano quotidianamente di problemi importanti e delicati. Però ci permettiamo di suggerire che questo tema meriterebbe da parte dell'associazione una riflessione più approfondita. È sera
e nella cucina di un appartamento alla periferia di Finale Emilia c'è una donna seduta da sola al tavolo. Si chiama Daniela. L'orologio della sua vita è rimasto fermo a 20 anni fa, quando la figlia Sonia le è stata tolta ancora bambina. Daniela e Sonia vivevano da sole, dopo che lei e il marito, Massimo, si erano separati. I nomi di padre e figlia, però, erano finiti nei racconti di abusi e cimiteri di una delle bambine interrogate dalle psicologhe. E la triste notte del 12 novembre 1998, quella in cui erano stati portati via sia i bambini di Lorena che Alessandro, i carabinieri si erano presentati anche a casa di Massimo per arrestarlo e a casa di Daniela per prendere Sonia. Per la madre, che non viene mai nemmeno indagata, inizia l'incubo degli incontri con i servizi sociali di Mirandola. Questo dottore mi chiedeva sempre di mio marito, che poteva essere successo, che non dovevo essere così sicura. Perché tu negavi? Sì, negavo, perché sono troppo convinta, cioè non posso dire una cosa che non è vera. La piccola Sonia viene portata dalla dottoressa Maggioni, che riscontra segni di abuso gravissimi. A suo parere è la bambina che ha sofferto le torture peggiori. Ma Sonia non parla, non accusa i genitori e non dice niente su cimiteri e omicidi. È l'unica che non lo farà mai. Daniela è disperata. E quando qualcuno le suggerisce che l'unica soluzione per rivedere la figlia è confermare le accuse fatte all'ex marito dalla procura... Ho ammesso, può essere successo che mio marito abbia abusato di mia figlia. Questa parolina magica ha smosso tutto. Così, 3 anni dopo l'allontanamento, madre e figlia si rincontrano. L'ho rivista al Cenacolo Francescano a Reggio Emilia. Sono entrata in questa stanza enorme. Di fronte avevo la Donati. Sento aprire una porta. Vedo mia figlia, una cosa, la fantascienza non può esistere così. Sarei scappata via. Perché? Perché io guardavo, pensavo che il suo sguardo mi schivava il suo sguardo. Guardava tutti gli altri tranne che sua madre. Quando parlava doveva parlare a comando. Su 20 domande che le ho fatte me ne aveva risposte 5. Non era più mia figlia, non era più quella bimba solare, perché gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Dopo averla vista un paio di volte al Cenacolo Francescano, Daniela chiede che gli incontri protetti con Sonia avvengano a casa sua, ma la richiesta non verrà mai accolta. 10 giorni prima di Natale mi è stato detto che la bimba sarebbe stata data in affidamento. A chi? A chi non lo so, non si sapeva. La madre ingaggia un investigatore privato che riesce a trovare Sonia. E dov'era? A casa dell'avvocato degli assistenti sociali. Stai scherzando? No, no. Mi sono mancati i suoi anni migliori dell'adolescenza. Mia nipote ha 9 anni. A volte gli cambio i nomi. Una vita di merda, credetemi. Un giorno è buono, un giorno no, di notte non si dorme, si prendono psicofarmaci per poter dormire, perché il pensiero c'è sempre. Quella di Daniela è una delle storie più inquietanti. Non è mai finita sotto processo, non è mai stata accusata né da sua figlia né dagli altri bambini e oltretutto dopo pochi anni il suo ex marito è stato assolto. Nonostante questo, però, sua figlia è finita al Cenacolo Francescano e invece di tornare a casa sua è stata data in affidamento. Una bambina strappata alla madre, senza nessuna ragione valida. E affidata a chi poi? A un avvocato legato al Cenacolo. È tutto un caso?
È un caso che dopo l'allontanamento la maggior parte dei bambini sia finita in quell'istituto? È un caso che proprio lì dentro Valeria Donati fosse anche la responsabile del centro per l'aiuto al bambino? Ed è sempre un caso che in quello stesso periodo il centro aiuto al bambino avesse ottenuto dall'ASL di Modena un finanziamento triennale per oltre 800.000 euro per l'assistenza e la cura di bambine vittime di abusi sessuali? Se lo sono chiesti molti di quelli che nel corso degli anni si sono occupati di questa storia. E su Valeria Donati, la giovane psicologa fresca di tirocinio, si sono concentrati sospetti e critiche. È stata accusata di essere impreparata, di aver avviato una caccia alle streghe e di aver speculato sulla pelle dei bambini. Le abbiamo scritto, chiedendole un incontro per conoscere la sua versione dei fatti. Ci ha risposto così. Ho profondo rispetto per il dolore e la privacy di queste famiglie, soprattutto di questi bambini e bambine, che ormai sono uomini e donne che si sono faticosamente ricostruiti una vita e che hanno affrontato enormi difficoltà e sofferenze. Per questo motivo, anche se avrei voluto esprimere la mia opinione su qualche punto più in generale o chiarire notizie ormai rivisitate o distorte dal tempo, non ho mai nemmeno preso in considerazione l'idea di poterlo fare in sede pubblica o attraverso mezzi giornalistici. Nemmeno quando sono stata ingiustamente attaccata. Pronto? Valeria Donati? Sì. Buongiorno, sono Pablo Trincia. Mi scusi se la disturbo. Salve, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Senta, salve. La chiamo perché, ma come lei sa, il suo ruolo è stato centrale in questa vicenda, per cui... Tutti parlano di lei e noi vorremmo darle la possibilità di replicare, di spiegare che cosa è successo. Stiamo facendo. Guardi, io non posso dirle altro, nel senso che non è un problema di voglia, che non ho voglia di farmi intervistare o che non voglio dire la mia opinione, capito? È proprio un problema. Come mai? Non posso. Come mai, dottoressa, tutti quei bambini che passavano da lei finivano a fare quei racconti? Ce lo può spiegare? Allora, se mettiamo la conversazione su questo tono, io la saluto, mi dispiace, non voglio essere sgarbata, però la devo salutare. Perché, arrivederci. Perché? Buonasera, arrivederci. Perché, dottoressa? Il caso della bassa modenese non ha inciso sulla carriera di Valeria Donati, né su quella delle altre sue colleghe, che continuano a fare le psicologhe, a volte come consulenti in casi di sospetti abusi. Molto probabilmente nel 1997 sono state proprio queste professioniste e poi la polizia e i giudici a mettere nella testa dei bambini quella che in realtà era una loro paura, cioè l'esistenza di sette di pedofili satanisti. Quando i piccoli hanno assorbito questa paura, le loro fantasie deliranti sono diventate una verità per tutti. E alla fine era troppo rischioso ammettere di aver sbagliato. Perché non hanno lasciato traccia tutti questi sti psicologi, sti professoroni? Perché non hanno lasciato traccia di quel che hanno fatto? Cosa avevano da nascondere? Nascondere ma mica me, nascondere ai miei figli, nascondere alle autorità, nascondere anche a se stessi. Questa è Lorena Covezzi. I miei figli io non li considero dei bugiardi. Se ha raccontato queste cose... Perché le ha raccontate? Ma secondo te loro sono convinti che tu li abbia davvero portati nei cimiteri? No, loro sono convinti che io li ho abbandonati in tutti questi anni. Secondo me non mi vogliono parlare perché non vogliono tornare su una sofferenza grande che non hanno capito, che hanno subito al momento dell'istacco, al momento di essere separati fra di loro. Da un giorno all'altro il mondo di questi 16 bambini è stato distrutto. Non avevano più i genitori, la loro casa e i giochi che condividevano con i fratellini, da cui sono stati separati per sempre. È successo ai 4 figli di Lorena, finiti in 4 famiglie diverse, ed è successo ai 2 figli di Giuliano. È successo a Margherita, che non ha più potuto rivedere i 5 fratelli. È successo anche ai 2 figli di una donna che non vi abbiamo mai nominato, poi anche lei assolta. Ed è successo ai 3 bambini di Federico Scotta, Elisa, Nick e Stella. Quando ci siamo scesi giù nella saletta d'attesa non c'era più nulla. La macchina dell'ASA era già passata a portarseli via. E non li hai mai più visti? Da allora no. Tu da quant'è che non vedi tuo padre? Io mio padre non lo vedo da
da quando avevo 3 anni. Questa è Elisa Scotta. Allora, io mi ricordo benissimo la casa dove stavo, me la ricordo benissimo. E poi dopo mi ricordo mio fratello, me lo ricordo. E poi basta. Elisa oggi ha 23 anni, i suoi occhi sono proprio come li descrivono i verbali, verdi e leggermente a mandorla. Ci ha chiesto di non dire altro su di lei. Possiamo solo aggiungere che è una ragazza molto in gamba e molto matura per la sua età. L'abbiamo trovata su Facebook e fin da subito si è mostrata molto interessata a ricostruire la sua storia, di cui non ha ricordi, perché quando sono stati allontanati, lei e il suo fratellino erano troppo piccoli. Di suo padre Federico non sa e non vuole sapere nulla. Per me è indifferente, cioè a me non mi cambia. Io indietro non ci torno e avanti non lo voglio. Per me rimane lì. Non posso dire di ritenerlo, tra virgolette, padre, perché non lo è stato. Basta, cioè io non ho avuto niente. E niente voglio, cioè può essere innocente come non lo può essere. Ci ha fatto dividere. E dopo tutto quello che è successo siamo stati divisi tutti. Io non ho più un rapporto né con mio fratello né con mia sorella. Sei stato tu. Elisa però non prova rancore solo nei confronti del padre, ma è anche profondamente arrabbiata con il Tribunale dei Minori e con i servizi sociali. Io vorrei sapere il perché, dopo che ci hanno allontanati, il perché non ci hanno mai tenuto, i fratelli non ci hanno mai tenuto in contatto. Non ho mai avuto un contatto, per esempio, con mio fratello, con mia sorella. Elisa ha cercato per tutta la vita Nick e Stella, ma non li ha mai trovati, non conosceva i loro nuovi nomi né le città in cui sono stati trasferiti. Abbiamo voluto aiutarla. Non possiamo raccontarvi i dettagli, ma dopo molte ricerche in un paese poco lontano abbiamo trovato un ragazzo con la stessa data di nascita e gli stessi occhi a mandorla che dovrebbe avere suo fratello Nick. Appena ha visto una sua foto, Elisa non ha avuto dubbi. Un istinto quasi primordiale le ha detto che era proprio lui. È una cosa strana che si prova, Tanta gioia. Elisa ha subito contattato Nick. E lui mi ha risposto: guarda, mi fa piacere aver trovato la mia sorella di sangue, però io la mia vita ce l'ho, i miei genitori ce li ho, le mie sorelle ce li ho e non voglio trasformare la mia vita, cambiarla perché adesso entri tu. Non mi mancano i genitori, a me mancano loro, cioè non me ne frega niente dei genitori, io voglio avere un rapporto con loro e basta. Con i tuoi fratelli? Sì, perché comunque noi non abbiamo fatto niente per meritarci questo. Le stesse paure e gli stessi rancori che tengono lontani i figli dai loro genitori creano un abisso anche fra fratelli e sorelle, separati da bambini, senza motivo. Nessuno vuole più soffrire per questa storia. È un capitolo chiuso. Lorena, perché non vai tu dai tuoi figli? Cos'è che ti frena? Non voglio procurare loro delle altre sofferenze, ecco. Io mi chiedo, ma loro hanno bisogno di vedermi? Hanno bisogno di incontrarmi? Ma ti viene ogni tanto la tentazione? Sì. L'avrei voluto fare, ma non la paura di